Si torna a correre dopo 2 anni di stop causa Covid, domenica 27 febbraio con la nuova edizione della Napoli City Half Marathon, la mezza maratona organizzata da Napoli Running che vedrà al via circa 4.000 partecipanti, molti dei quali di nazionalità estera. Finalmente direi si torna a correre, noi abbiamo nel 2020 chiuso la stagione delle gare su strada Leboli in Europa e per combinazione la riapriamo dopo 2 anni. Insieme al Barcellona, sia quando l'abbiamo chiusa che quando la riapriamo. Ci saranno 4.000 runner, infatti le iscrizioni dovremmo chiuderle tra qualche ora. Ci sarà un parterre di atleti che io forse non è mai arrivato in Italia. Le nostre ambizioni sono grandi dopo 2 anni. Speriamo di far bene, speriamo di centrare il record italiano. Speriamo di passare una giornata che oltre ai risultati sportivi dia felicità e sia un segnale di ripartenza per tutta la città. Si parte alle 9 da Viale Kennedy, l'obiettivo è percorrere 21 km in meno di un'ora e battere il record di 1 ora e 4 secondi siglato nel 2020 dall'atleta keniano Harry Rono. Si attraverserà la Galleria Posillipo, quindi Mergellina e il lungomare Caracciolo fino a raggiungere Via Marina e il centro storico con un passaggio anche a Piazza Plebiscito. L'arrivo è previsto sempre a Viale Kennedy. Sono molto felice perché abbiamo faticato a fare questa maratona, a organizzarla, perché l'abbiamo organizzata in momenti in cui c'era la criticità del Covid e quindi avevamo anche temuto di non poterla organizzare. Per fortuna con la caparbietà del dottor Capalbo e con l'efficienza degli uffici e con la volontà di dare un segnale positivo siamo qui e accoglieremo finalmente lo sport felicemente, dando un messaggio positivo. Correrà la mezza maratona anche Stefano Petrarca, atleta non vedente, che con l'aiuto dei suoi angeli guida pratica varie discipline sportive ed uno dei 2 runner dell'Odigiano che nel 2020 fu allontanato dalla competizione per la provenienza dalla prima zona rossa istituita in Lombardia. Oltre alla mezza maratona, sempre domenica è in programma anche la staffetta non competitiva aperta a tutti.